Buon pomeriggio e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG Flash. Conferenza stampa di fine anno stamattina per il Premier Giuseppe Conte a Palazzo Madama. Tantissimi temi trattati, dai vaccini, recovery fund, fino alla questione della riapertura delle scuole. Lo stato di emergenza per il Covid, dichiara, lo prorogheremo sino a quando sarà necessario per mantenere i presidi di protezione civile e tutti i presidi che ci consentono di gestire l'emergenza, dando poteri ai soggetti attuatori. Ma ascoltiamo proprio un estratto delle parole del Premier Conte. Innanzitutto massima solidarietà a Claudia Livernini, l'infermiera che si è sottoposta al vaccino ed è stata insultata. È una cosa inaccettabile, in sé gli insulti, le aggressioni via web o attraverso altri canali, ancor più inaccettabile addirittura adesso che stiamo realizzando un piano vaccinale che consentirà di mettere in sicurezza il Paese. Quindi massima solidarietà. Per quanto riguarda l'altra domanda, che riguarda la Germania, perché l'Italia non si è assicurata delle dosi con canali diretti? Vorrei ricordare che l'Italia, la Francia, la Germania e l'Olanda sono stati i primi paesi che in modo sincronico e sintonico si sono mossi per creare l'alleanza per i vaccini. Dopodiché, dopo essersi già assicurati i contatti con le ditte che assicuravano, diciamo, maggiori risultati e maggior successo su questo fronte della ricerca, hanno consegnato la palla alla Commissione europea. Perché si è ritenuto, abbiamo ritenuto, è stata una scelta politica che sul fronte dei vaccini fosse necessario muoversi all'unisono sul fronte compatto, quindi europeo. L'Italia non ha tentato di assicurarsi altre commesse, innanzitutto perché le dosi contrattualmente, diciamo, negoziate a favore dell'Italia e dell'intera Europa sono centinaia di milioni, quindi sono assolutamente sufficienti con varie ditte, con varie linee di produzione. Uno, addirittura l'Unione Europea, su sollecitazione anche nostra, di alcuni leader di governo, si è premurata di acquistarne in più per consentire anche di intervenire in alcuni paesi che non avranno semmai la possibilità, anche per ragioni economiche o di accesso diretto, la possibilità di avere un piano vaccinale, di avere delle dosi. Quindi assicureremo anche ad alcuni paesi balcanici, paesi del Nord Africa, altri ancora, metteremo a disposizione l'Unione Europea, perché è qui che si esprime la leadership dell'Unione Europea, anche nel mondo. Metteremo a disposizione vaccini e piani vaccinali. Detto questo, l'Italia non l'ha fatto perché all'articolo 7 del contratto e della decisione assunta dalla Commissione europea c'è il divieto di approvvigionarsi per via bilaterale se si accede a livello europeo. È arrivato stamattina intorno alle 4 a Malpensa il primo dei 6 aerei che oggi portano in Italia la fornitura settimanale di 470.000 dosi di vaccino anti-Covid. Il carico è stato poi portato fuori con mezzi DHL scortati dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia. Sono 94.770 le dosi oggi destinate soltanto alla Lombardia, nelle 21 regioni e province autonome dove la struttura del commissario straordinaria per l'emergenza Covid ha inviato domenica, il 27 dicembre, i vaccini consegnati all'Italia e sono stati già vaccinati 8.361 italiani, pari all'86% delle 9.750 dosi distribuite. Lo ha comunicato lo staff del commissario Domenico Arcuri. È atterrato intanto anche all'aeroporto di Capodichino l'aereo con le prime dosi di vaccino contro il Covid dedicate ovviamente alla Campania. Si tratta di circa 35.000 unità. Sono state avviate anche le consegne con la scorta dei carabinieri verso i 27 punti di vaccinazione che effettueranno la fase 2, quella dedicata agli operatori sanitari.
Parte dei vaccini giunti a Napoli sarà inviata anche in Calabria e in Basilicata. Intorno a mezzogiorno a Napoli l'arrivo dei vaccini all'ospedale del Mare e all'ospedale San Paolo, nel primo pomeriggio consegnati anche nel Casertano. Le vaccinazioni quindi partiranno per tutte le province nella giornata di domani. Un anno difficile e duro per tutti, che ha messo in ginocchio ancor più la popolazione di Napoli con la mareggiata di due giorni fa, che ha distrutto tantissimi locali di ristorazione del noto lungomare. A fare il punto della situazione sulle prospettive presenti e future della città è il sindaco napoletano Luigi De Magistris. Ascoltiamolo. Se consideriamo che un paio di settimane fa qui quasi tutti i partiti dell'arco costituzionale avevano cercato di darci la spallata. Ricordiamo che avevano votato per lo scioglimento del Consiglio Comunale il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Quindi da questo punto di vista arriviamo forti, però si arriva a quest'ultimo dell'anno con una grande malinconia, una grande amarezza. È stato un anno terribile per il mondo e anche per Napoli. Poi da ultimo anche questa mareggiata senza precedenti, almeno a memoria di chi insomma vive la città da diversi decenni, ha anche sconvolto ulteriormente la nostra comunità. Però devo dire che abbiamo messo in campo una serie di azioni fondamentali per resistere e per ripartire, quindi si è lavorato molto e con una nota anche di apprezzamento sulla tenuta sociale della nostra città, che non era scontata. Io credo che questa città ha dimostrato in questi mesi tutta una grande forza e anche una grande rete di solidarietà, che non bisogna mai darla per scontata, soprattutto in questi momenti così drammatici, anomali della storia dell'umanità. Sui giornali, sugli organi di informazione si legge tutto il contrario di tutto, ma questo è tipico della politica nazionale come delle politiche cittadine. È chiaro che in questi giorni ho messo in campo una riflessione, perché noi abbiamo questi sei mesi in cui c'è bisogno di forza, sprint, energia e risolutezza sul piano amministrativo, ma non vi sfugge anche necessità di valutare una compattezza forte della squadra per prepararsi, è inutile che ormai ce lo nascondiamo, anche a una campagna elettorale che ormai è quasi imminente. Quindi questa è la valutazione che sto facendo, nella consapevolezza che non ci saranno cambi radicali, ma una riflessione se sia necessario o meno mettere a punto qualcosa tra il comune e la città metropolitana lo sto mettendo in campo, ed ovviamente è una decisione che maturerò a strettissimo giro. Però di nomi che ho letto veramente ce ne sono stati tanti, quindi non entro nel merito, perché tra ho letto di tutto, anche che sono quasi ufficialmente candidato a mia insaputa in Calabria, quindi si legge davvero di tutto. Aumentano i contagi Covid all'ospedale Ruggi di Salerno. La decisione è stata drastica, doverosa e estemporanea. È infatti in corso da questa mattina la sanificazione dei reparti ed è stato persino chiuso a metà il reparto di cardiologia. È vietato infatti soltanto per oggi anche l'accesso alla rete dell'infarto e alle urgenze cardiologiche, con l'UTIC che potrà accogliere al momento solo i pazienti inviati dal pronto soccorso e non quelli provenienti da altri ospedali. Garantito quindi solo l'emergenza e l'intervento di urgenza. Nelle ultime ore erano infatti risultati positivi al tampone un sanitario e 5 pazienti del reparto di cardiologia, che seguono quelli registrati una decina di giorni fa nelle due divisioni di medicina. Ancora contagi anche all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Si tratta di un infermiere e di un operatore sociosanitario. Cambiamo argomento. Maxi sequestro di botti legali oggi in Irpinia. Gli agenti del commissariato di Lauro hanno denunciato un 38enne e due 44enni nati a Napoli ma residenti nella provincia irpina per detenzione di fuochi d'artificio del tipo pericoloso ed anche un 46enne di Nola, residente a Visciano, gravato da numerosi pregiudizi di polizia per vendita illegale di fuochi pirotecnici. I poliziotti procedevano ad accurati controlli identificativi per poi procedere a perquisizione che ha assortito
avuto esito positivo. Infatti, opportunatamente occultati sotto il sedile anteriore del veicolo, venivano rinvenuti 3 scatoli contenenti ciascuno 15 petardi molto pericolosi. Gli agenti, in concorso col personale della divisione di polizia amministrativa della questura, si portavano così presso la fabbrica artigianale del 46enne Nolano, nella quale sono stati rinvenuti altri 40 cartoni contenenti lo stesso materiale esplodente, per un numero complessivo di 12.000 pezzi. Alla luce di quanto emerso, il titolare della fabbrica è stato denunciato in stato di libertà. Sono intanto 225 nuovi casi di coronavirus registrati oggi a Caserta in provincia, secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL locale. I tamponi effettuati sono stati 1.853, per una percentuale di incidenza ai test del 12,1%, in leggero aumento rispetto alla giornata di ieri. Ma a far preoccupare sono ancora i decessi, altri 14 nelle ultime 24 ore. 2 si sono registrati a Caserta e San Felice a Cancello ed ancora ad Albignano, Aversa, Capodrise, Casa Giove, Cervino, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Sant'Arpino e Trentola Ducenta. Dal bollettino si segnalano anche 265 guariti. Il comune con più nuovi casi è Mondragone con 27, seguito da Maddaloni con 17 e Marcianise con 15. L'amministrazione comunale di Caserta, la vigilia del 31 dicembre, ricorda a tutta la cittadinanza che nella città di Caserta vige l'importantissimo divieto di utilizzare botti e fuochi d'artificio, così come previsto dal regolamento della Polizia Urbana. Pertanto, con una nota, si invita la cittadinanza tutta a tenersi a quanto prescritto dal regolamento per evitare situazioni di grave rischio e tutelare soprattutto le categorie di persone più a rischio, bambini e anziani, nonché gli animali. Al di là del regolamento da rispettare, spiega il sindaco Marino, chiedo ai cittadini di non sparare botti e fuochi d'artificio per salutare l'arrivo del nuovo anno al fine di tutelare tutti. Ma quest'anno abbiamo un motivo in più, sarà un segno di rispetto per le persone che abbiamo perso nel corso di questo terribile 2020 a causa del Covid, per le loro famiglie, per coloro che ancora lottano in questo momento contro questo nemico subdolo e invisibile. Vi propongo quindi un'alternativa: a mezzanotte accendiamo tutti una candela come simbolo di speranza, come buon auspicio per il 2021, che sia un anno che ci consenta pian piano di dimenticare questo difficile periodo e ci riporti la serenità e la normalità di cui abbiamo tutti fortemente bisogno. Terminiamo il nostro notiziario flash, come di consueto, anche con lo sport. Finita ormai la sosta natalizia, per il Napoli è tempo già di guardare avanti. Il Cagliari nel mirino domenica pomeriggio, così come il tentativo in extremis di recuperare lungo De Genti. Gli azzurri hanno ripreso la preparazione in vista proprio della trasferta sarda della prossima domenica e si sono allenati allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo il consueto giro di tamponi che gli azzurri hanno effettuato, Gattuso con il suo staff ha curato l'allenamento della squadra, cercando di mettere benzina nelle gambe. In vista di Cagliari sicuramente non saranno ancora disponibili Osimhen e Mertens, alle prese con i rispettivi infortuni. Il centravanti nigeriano è rientrato oggi a Napoli per valutare le sue condizioni e stabilire precisamente i tempi di recupero. Per la trasferta in terra sarda anche Koulibaly non ha recuperato per la trasferta, mentre per Demme c'è qualche possibilità per vederlo almeno tra i convocati, anche se resta in forte dubbio. La probabile formazione vede quindi Ospina tra i pali di Lorenzo Maximovic, Manolas e Sa in difesa, a centrocampo i soliti Fabian Ruiz e Bakayoko con Zielinski a supporto tra le linee, in attacco invece Lozano e Insigne alle spalle di Petagna. Era questa la nostra ultima notizia, io vi do appuntamento con l'informazione di Teleprima come di consueto alle ore 21 e vi lascio con i nostri programmi. Buon pomeriggio.